Oggi possiamo, insieme alla parola di Dio, meditare sul mistero della Chiesa, a partire dal mistero di Cristo. Ne verrà fuori una piccola lezione di ecclesiologia, che è la disciplina che studia la natura dell'ecclesia, cioè della Chiesa. Ogni volta, infatti, che comprendiamo più a fondo l'identità e le ricchezze dell'amore di Gesù, noi comprendiamo anche il perché della Chiesa, della sua presenza nel mondo, delle persecuzioni che subisce e delle parti che la compongono. Se vale per tutto il creato quello che oggi ci diceva San Paolo nella seconda lettura, poiché è da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose, a lui la gloria nei secoli, vale molto di più per la Chiesa, che è primizia dell'umanità redenta e corpo mistico di Gesù nella storia. Così, nella varietà, tutti testimoniano la meravigliosa unità del corpo di Cristo, dice la Lumen Gentium al numero 32, parlando proprio della Chiesa. E in quel tutti testimoniano c'è ciascuno di noi, membro della Chiesa chiamato a manifestare o testimoniare chi è Gesù. Del resto, il Vangelo di oggi, il famoso testo della confessione di Pietro o di Cesarea, un brano noto a tutti quando vogliamo parlare del primato di San Pietro, contiene due domande di Gesù. La prima è questa: la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? A questa domanda si risponde con la conoscenza indiretta e col sentito dire, perché essere gente non equivale ad essere discepoli né figli di Dio. Ecco perché la seconda domanda, ben più importante, di Gesù: ma voi chi dite che io sia? Da questa risposta, e non dalla risposta alla prima domanda, viene fuori il quadro reale della Chiesa, perché chi l'ha fondata non è Giovanni il Battista, né Elia, né Geremia o qualcuno dei profeti. Gesù non incarna la grandezza di nessun grande profeta del Vecchio Testamento. Egli è grande perché Dio, non è il più grande fra tanti o fra tutti. La grandezza di Dio non ha un termine di paragone, anche se spesso noi cerchiamo i paragoni per aiutare la nostra limitata mente. Di Dio va benissimo l'esclamazione paolina: o profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore, o chi mai è stato suo consigliere, o chi gli ha dato qualcosa per primo tanto da riceverne il contraccambio? Questa sapienza, ricchezza e conoscenza di sé, Dio l'ha comunicata ai suoi discepoli apostoli attraverso suo Figlio, quando questi disse: a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Anche qui, se notate, c'è un'opposizione tra voi e loro: voi miei discepoli che credete in me, e loro, gente che sa che sono qualcuno per qualcuno. Dunque, chi ha Gesù come Maestro e Signore, la cui grandezza non è eguale e abbraccia tutti, non penserà mai alla Chiesa come a un'organizzazione che dà dei servizi, ma piuttosto a germe sicurissimo di unità, di speranza e di salvezza per l'umanità. Cito ancora la Lumen Gentium: solo Dio può unire nonostante le differenze, solo Dio può dare speranza contro ogni speranza,
solo Dio può salvare. E poiché Gesù, che è autore della salvezza e principio di unità e di pace, ha voluto la Chiesa per proseguire la sua opera, la Chiesa è necessaria alla salvezza. Ne consegue che chi vuole distruggere, annientare, screditare, imbavagliare la Chiesa si allontana dalla salvezza e rischia di perderla eternamente. Alla seconda domanda di Gesù risponde per tutti Pietro, che si fa principio di unità, proprio come Gesù, e dice: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». Ispirato da Dio Padre, Simon Pietro sintetizza le due nature presenti nell'unica persona del Figlio di Dio. Egli non è un Cristo qualsiasi, cioè un unto, un profeta incaricato da Dio a parlare in suo nome, come lo erano Giovanni Battista, Geremia ed Elia. Egli è il Figlio dell'uomo di cui parla il profeta Daniele, e dunque il Cristo per eccellenza, l'incaricato che parla in quanto Dio, in quanto Figlio del Dio vivente. Nel Cristo si attende la salvezza nel tempo e nel Figlio del Dio vivente la salvezza per l'eternità, come accade nella Chiesa, che avendo pure lei una natura umana e divina, può salvare dagli errori del tempo presente, ma soprattutto dai peccati che ci priverebbero dell'eternità. Gesù, dopo questa confessione, dà a San Pietro prima il primato nel governo della sua Chiesa e poi il potere delle chiavi che aveva dato anche agli altri apostoli. Il primato ci fa capire il suo compito di vicario di Cristo, perché anche lui, come Gesù, deve farsi il primo apostolo al servizio dell'unità. Il potere delle chiavi, invece, ci dice che solo nella Chiesa si può trovare la speranza che non ci siano dei peccati imperdonabili. Dice infatti il Catechismo, citando Sant'Agostino, se nella Chiesa non ci fosse la remissione dei peccati, non ci sarebbe nessuna speranza di una vita eterna e di una liberazione eterna. Rendiamo grazie a Dio che ha fatto alla sua Chiesa un tale dono. In questo bellissimo quadro di Chiesa che cammina nel tempo ma porta nell'eternità, attraverso i successori degli Apostoli, in particolare attraverso Pietro, dove sono tutti gli altri battezzati che non fanno parte della gerarchia, pur essendo popolo di Dio? Si accenna a tutti loro nell'ultimo versetto del Vangelo di oggi, nel cosiddetto segreto messianico. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Prima della Pasqua di Resurrezione e del dono dello Spirito Santo fatto a Pentecoste, gli Apostoli hanno il divieto di parlare del Cristo in questa modalità. Perché? Perché non sarebbero stati capiti. Capiti da alcuno. Quel qualcuno oggi siamo noi, raggiunti dalla Pasqua e dallo Spirito Santo e credenti in Gesù. A noi, incorporati tutti nel corpo di Gesù, oggi è dato un ordine diverso. Andate e fate discepoli tutti i popoli. Non dobbiamo dunque nascondere il Messia, ma farlo conoscere a tutti, perché è Lui la Chiesa. Sia lodato Gesù Cristo.